La sottoscritta, Nadia Lioce, ha presentato opposizione al decreto penale di condanna numero 29/2016, ritenendo di poter qualificare le azioni addebitatele come di disturbo delle altre detenute come tradizionali azioni di protesta verso l'amministrazione penitenziaria, battitura delle sbarre, e di poter argomentare come non potesse ritenere di aver arrecato un disturbo alle altre detenute, non avendo udito lamentele, né che tali azioni arrecassero un tale disturbo, essendo state storicamente accettate e o condivise dalle detenute della sezione femminile 41 bis dell'Istituto dell'Aquila, come in generale lo sono per tutti i detenuti. Il 41 bis nasce negli anni 90. Ma come antesignano ha quello che si chiama articolo 90, che veniva applicato ai prigionieri politici e non solo, ed era parte anche di una più vasta trasformazione dell'istituzione carceraria in direzione della differenziazione in più circuiti detentivi: bassa, media, alta sicurezza, politici e non, e della normalizzazione di sistemi premiali, oltre che inquadrato in ragioni politiche la cui trattazione esula da queste precisazioni. Entrambi finalizzati a segregazione dall'esterno e controllo interno della popolazione detenuta, all'origine concepiti come regimi di prigionia speciale rispondenti ad un'emergenza, ovvero ad una situazione a termine non strutturale. L'articolo 90 fu addirittura abrogato una volta ritenuta esaurita l'emergenza rivoluzionaria, che in quelle condizioni politiche lo rendeva compatibile con i principi costituzionali. Il 41 bis conserva all'origine questa giustificazione nelle forme applicative, ma non sussistendo più le condizioni politiche generali dei decenni precedenti, in se stesso può nascere per restare come forma di prigionia speciale normalizzata. Esso, da misura almeno in teoria circoscritta nel tempo, diventa strutturale per un tipo di persone, cioè per coloro ai quali fosse stata applicata dal Ministero. L'inversione giuridica attraverso la quale può concretamente succedere è il trasferimento dell'onere della motivazione. Da questo momento quella che andrà motivata di fatto non è più la proroga della misura, ma la sua revoca. Dunque l'onere viene trasferito dal proponente o decisore al detenuto in 41 bis, che deve dimostrare o che c'è stato uno scambio di persona, che cioè non è lui la persona che il Ministero vuole assoggettare alla misura, oppure di essere un collaboratore, cioè non il tipo di persona a cui la misura è destinata. Per un prigioniero che si è assunto le sue responsabilità verso un referente politico, l'organizzazione rivoluzionaria d'appartenenza, e sociale, la classe a cui è rivolto la proposta rivoluzionaria, e cioè un'esplicita richiesta di abiura politica, che di fatto in se stessa abolisce il diaframma giuridico ordinariamente interposto dallo Stato nel rapporto col prigioniero politico e politicizza il rapporto stesso, facendo diventare il regime di prigionia speciale uno specifico piano di confronto, confronto nel quale, in sostanza e in generale, l'interesse del prigioniero ad una prigionia normale, non segregata, viene usato contro lui stesso, ossia come leva per ottenere la collaborazione, praticamente in modo esplicito. E a corroborare la coercitività del regime speciale ai fini della torsione della volontà degli assoggettati ad esso, viene allargato lo spettro delle misure restrittive fino a quel momento adottate. E vengono intensificate quelle già esistenti, in parte con la legge stessa, in altra parte tramite ordinanze e circolari dell'amministrazione centrale o locale. La sottoscritta approfondirà ora le condizioni particolari del regime di 41 bis, in cui si sono collocati i fatti in oggetto, specificando cosa siano i gruppi, partendo da quello che sono diventati. La legge del 2009 restringe i gruppi da 5 componenti al massimo, li riduce a 4. Inoltre, essa dispone che le carceri per 41 bis siano distinte dalle altre, allocate nelle isole, e mentre il Ministero stabilisce la costruzione di apposite strutture carcerarie con sezioni monogruppo, la legge dispone anche che le strutture carcerarie adibite al regime di 41 bis in generale siano attrezzate logisticamente per assicurare che i movimenti degli appartenenti a un gruppo avvengano precludendo la comunicazione con appartenenti a gruppi diversi dal proprio. La qualcosa in una sezione plurigruppo, come quella dei fatti in oggetto, avviene con l'accostamento dei blindati delle celle da parte del personale penitenziario durante il passaggio nel corridoio di un detenuto.
in quanto stabilisce anche il divieto di comunicare tra appartenenti a gruppi diversi, comunicazione che sarebbe fisicamente possibile nelle sezioni plurigruppo. Con questa ulteriore stretta segregativa è avvenuto che i gruppi non siano più stati delimitazioni circoscritti alla frequentazione di passeggi e saletta per una funzione di controllo interno, ma siano diventati esclusivi. È avvenuto cioè uno slittamento sostanziale dei paradigmi alla base della legge originaria che già rispetto all'articolo 90 introduceva delimitazioni alla frequentazione comune di aria e socialità rispetto alle condizioni degli altri circuiti detentivi, una evoluzione della normalizzazione dell'eccezione per il tramite della torsione giuridica, che sembra giungere a un momento di inversione del senso giuridico particolare della prigionia speciale, sancendone un'ambigua ma strutturale, strutturata esternità ad un contesto regolamentare sistematico. In pratica, con questo slittamento, i gruppi diventano gruppi di segregazione che escludono tutti gli altri. Prima erano limitati ad un'aggregazione di 5 persone per un'asserita garanzia di controllo. Ora la vita, in ogni sua espressione, anche verbale, non deve fuoriuscire dal gruppo di assegnazione, ridotto ad un massimo di 4 persone. Non un buongiorno può essere scambiato. In ogni caso, ricostruendo gli avvenimenti, la parola segregata fu in realtà introdotta già da una circolare ministeriale nell'agosto 2008, cioè circa 10 anni fa, plausibilmente come sperimentazione della successiva introduzione legislativa. La parola, ovvero quella facoltà innata del genere umano che storicamente, presso un po' tutte le civiltà, ne tipicizza la dignità rispetto alle altre specie animali, viene criminalizzata in se stessa. Verso il detenuto in 41 bis che non si autoinibisse, lo è dal 2008 in poi con la sanzione disciplinare, sebbene non prevista come indisciplina specifica dall'ordinamento penitenziario, né dal regolamento di esecuzione, almeno fino al settembre 2017, ma si presume suscettibile di sanzione in quanto in osservanza di un ordine. Ma verso chiunque altro consentisse al detenuto in 41 bis di comunicare con l'esterno, presumibilmente anche del gruppo, dal personale penitenziario all'avvocato, al familiare, a chiunque solidarizzi, la previsione legislativa del 2009 è l'incriminazione penale. E tenuto conto che verba volant, che significa che le parole non hanno consistenza materiale né in se stesse potenzialità di effetti materiali, intorno a questa criminalizzazione è venuto a formarsi un grumo antigiuridico potenzialmente ad alto tasso di criminogenità, potendo chiunque essere accusato di qualunque cosa. A questo punto è necessario accennare alla specificità della componente femminile della popolazione detenuta 41 bis. La sottoscritta farà alcuni esempi pratici. Le perquisizioni personali con denudamento venivano fatte con denudamento integrale, nonostante il regolamento di istituto prescrivesse che il detenuto restasse con gli indumenti intimi. Un altro esempio. Il regolamento di istituto prevedeva che in cella si potessero detenere 10 pacchetti di sigarette. Quello di sezione non contemplava l'argomento, sicché la quantità detenibile veniva comunicata oralmente. Diventarono 8, poi 6, poi 4. E il momento della decisione di ridurre da 8 a 6, eccetera, era quello in cui nel corso della perquisizione della cella, a quel tempo settimanale, se ne trovavano 7, poi 5, così via. Come detto, la particolarità della sezione femminile 41 bis è ora in buona parte dovuta alla scarsità di detenute, un dato di fatto che di per sé si traduce in una pressione più elevata e che consente di gestire la frequentazione alternata dei comuni passeggi e della saletta, anche formando gruppi di 2 persone. E poiché come prima opzione l'amministrazione privilegia la composizione di gruppi di numero minimo di persone, i gruppi, salvo cause di forza maggiore, sono sempre di 2 donne. I gruppi di 2 persone nella vita civile si chiamano coppie. Anche in carcere tempo fa la definizione di gruppo, almeno nelle controversie insorte tra amministrazione, detenuti e magistratura, rispettava il senso comune. Il gruppo, cioè, era costituito da un minimo di 3 persone. I gruppi di 2-3 persone, inoltre, erano limitati alle aree riservate, cosiddette perché braccetti separati in monogruppo, isolati dagli altri, con un trattamento più duro, fino al 2009 presenti in poche unità per carcere ove fossero ubicate.
trovate forme di legittimazione. Di fatto, con la legge del 2009, l'area riservata è diventata il modulo segregativo della popolazione detenuta al 41 bis. E anche in questo senso, la sezione femminile, che dall'apertura della sezione dell'Aquila è sempre stata un'area riservata per un massimo di 4 detenute fino al 2013, si è ritrovata ad essere il benchmark ed infine la nuova normalità. Come si può intuire, i minigruppi di 2 persone sono la composizione a massimo condizionamento reciproco. Ad esempio, offrono la possibilità con una sanzione di erogarne informalmente 2. È quello che sarebbe successo alla sventurata detenuta che fosse capitata nel gruppo con la sottoscritta, anche dall'aprile 2015 all'ottobre 2017, quando avrebbe dovuto restare sola al passo delle sanzioni scontate dalla sottoscritta per la protesta effettuata dei fatti di un segmento della quale qui si discute. E invece non è successo, perché la sottoscritta, anche per senso di responsabilità verso le altre detenute, all'atto del trasferimento in una sezione più grande, in grado di custodire ulteriori detenute sopravvenute, ha scelto di non condividere gruppi con nessuna, ovvero dal gennaio 2013 a tutt'oggi.